per un nuovo frammento di video. Oggi è lunedì ed è una giornata particolare perché c'è sta l'eclissi totale del sole. Eclissi totale in realtà non si vede da tutte le parti, per esempio mi sa che in Italia non c'avete praticamente niente, e negli Stati Uniti invece Wyoming e Nebraska avranno la famosa totality, cioè il 100% di copertura del disco solare, che è abbastanza una figata anche se poi in definitiva. Qui invece dove sto io ci sono i vantaggi di essere in altitudine, dove si vede meglio, però non abbiamo che il 90%. Io però quanto c'ho? Io ho 0%, perché devo guidare, sì, la parte clou sarà alle 11.40, in un momento in cui io... momento in cui io sarò tra le parti di Georgetown e Bakersfield, e quindi vedrò praticamente assolutamente un cazzo. L'unica speranza è che, avendo la gente nel furgone, faccia: ah, ma driver, qui c'è l'eclissi, la prego, fermiamoci da qualche parte al lato della strada. Anch'io farò: se proprio insistete, in fondo l'aeroplano è il vostro, siete voi che rischiate di perdervelo, quindi se potremmo fermare. E non vi dico queste cose a far verosica, ma per introdurre la giornata, che si presenta interessante e affascinante per varie ragioni, e vedremo se si confermerà tale. In caso continuerò con la narrazione delle cose che succedono nel furgone, con questa nuova rubrica le risorse investite in questa nuova rubrica sono significative, quindi ci saranno anche alcune. Luis, alla fine sembra che lavoravamo in 5 qua, Jeff, Luis e io, invece no, mi dicevano 100 guidatori e guidatrici d'estate e circa 160-170 totali d'inverno. Colorado Mountain Express è la più grossa ditta, la più grossa società di trasporti di tutto il Colorado. Abbiamo tipo 260-280 furgoni, è saltato fuori, io pensavo una metà, pensa un po'. Comunque, dicevo, risorse investite in una nuova rubrica, storie dal furgone sono grosse, quindi bisognerà fare un nuovo discorso, bisognerà anche un po' riammodernare e ritoccare il contrattino che c'è tra me e voi. Di queste altre cose parleremo. Luis, non so, caga, perché c'è sta cosa e tu chiami a base, ma se stanno a ridere, a scherzare, prima stavo in base io, se mi si a parlare di corsa, di applicazioni del cellulare per quando corri, e quindi la gente chiamava e Steve stava a ridere, non rispondeva, no? Insomma, quando stai invece nel furgone e chiami, te ruote, vabbè. Quindi per adesso vi saluto, ci sentiamo dall'altra parte dell'eclissi. Eclissi è passato da 4 minuti, per fortuna i miei ospiti hanno deciso che se volevano fermare fa una pisciata, che probabilmente era una scusa per guardare eclissi, prima hanno fatto i vaghi, no, mi frega un cazzo. Attenzione al corvo, è una delle cose di cui volevo parlare, che... Qualcosa è successo, questa eclissi mi sta facendo sentire strano, molto strano, e sono un po' senza parole, un po' scioccato. Siamo a Georgia, tra l'altro, posto mitico a sua volta. Did you make it with a phone? It doesn't really. We can try. It was just like a dot. So let me just do an extra at times. Oh, it's so weird. It's not really. It's just a dot, yeah. Too bad. Yes. Thank you. You get a shot yet? No, it's okay. Difficile scrivere le emozioni provate durante questi pochi minuti esposto al sole nero, al buio, a questo buio missicologico. Avete visto l'introduzione del video, perché mentre parlavo è arrivata una signora che mi ha prestato degli occhialetti che erano l'unico modo per guardare il sole senza bruciarsi tutto,
e fa: no, ci tengo che tu veda, mi ha dato questi occhiali. E io fino a quel momento sentivo una strana cosa addosso, ma quando poi mi sono messo questi occhiali, tra l'altro ti li metti e fai: vabbè, ma sono rotti, non vedo niente. E poi alzi la testa e guardi questo spicchio di luce che fuoriesce dietro questo disco solare, che ti fa capire quanto insignificanti, che io già lo sapevo, però insignificanti proprio siamo, cioè questi astri solari, questa rotazione. Ecco, lì c'è quel momento che resti è cambiato tutto. E da questo breve attimo ho capito che la mia vita deve cambiare, ma non è che l'ho capito, è come se i raggi solari filtrati dalla luna abbiano preso quella rotazione prismatica che mi ha irrorato con una consapevolezza, una concezione nuova delle cose. E di questo vi volevo, io già stamattina mi sono svegliato strano, poi andando mentre viaggiavo, perché io guidavo e stavamo a 3000 metri, proprio sotto, appena passati sotto l'Eisenhower, vedo il cielo che comincia un po' a scurirsi, no? Però non, era una nuvola. Poi usciamo dalla nuvola e dico: ah, una nuvola, invece no, c'era questo strano colore che sta questa specie di tramonto a mezzogiorno, quest'alba a mezzanotte, questa cosa che non si può spiegare, a meno che non siate stati in Finlandia o al nord, in quel caso avete visto ben altro, no? Però è diverso, perché quello c'è sempre. E quando poi mi hanno fatto vedere, no? E tra l'altro nel video che avete visto, a un certo punto si vede un pallore, perché io ho messo, provo a mettere gli occhialetti davanti a telecamera, che ovviamente non può catturare, perché non è fatta per l'elettronica, questa esperienza è fatta per l'essere umano, è fatta per tutte le specie animali, è fatta per l'occhio, per un qualcosa che ancora non può. Ed è lì che mi è entrata dentro e ho visto la luce. La luce, l'assenza di luce, l'ho vista entrambe, e mi è apparso Cap Calloway che mi ha detto: Drew, tu devi ravvederti, va al catechismo. Io non penso che andrò al catechismo, ma non serve, ho capito. E di colpo tutto questo mio lavoro, queste 26, 27 lezioni, questi video, queste ripetizioni, questo mio andare in Colorado e credere che fosse stata sia una fortuna, che però un'abilità, che però anche una botta di culo, che però allo stesso tempo anche il risultato di un lavoro, che però anche contemporaneamente una serie di circostanze favorevoli, che però anche grazie a tutto quello che hai seminato. Questo continuare a credere una cosa e anche il suo contrario. Si raggrumava poi in discorsi che andavano nella direzione sbagliata, e adesso ho capito che è inutile parlare così di condivisione, di scambio, quando poi alla fine sono un grande egoista, sono uno che non è che se voi venite e mi dite presta ma la maglietta, io sì, se mi dite presta ma la maglietta sì, però se mi dici lascia ma la tua maglietta per i prossimi 5 anni ta do, perché la condivisione è fino a un certo punto, capito? E quindi quando, mentre io guardavo in alto e vedevo queste cose, percepivo questi raggi, la mia pupilla si restringeva, e lì che ho detto: ma forse è il momento di fare un Patreon, perché io con quello che faccio, lo capisco dai commenti, c'è tante persone che mi ringraziano e mi dicono sei questo, sei quello, e capisco. Sì, to trovi, vattene. E capisco che loro non sono del tutto soddisfatti. Cioè, nel guardare i miei video, ma che ore sono? Non riescono a ricevere tutto quello che potrebbero ricevere se potessero anche pagarmi per quello che faccio. Cioè, nel vedere gratuitamente, c'è una democraticità in questo guardare i video che non aiuta lo spettatore, la spettatrice. È un po', e io non lo capivo, cioè pensavo che ci fosse invece il contrario, no? Che il fatto che fosse uguale per tutti, ma non è così. È giusto che la gente possa contribuire, è giusto che la gente possa valorizzarsi attraverso i soldi che ti manda, attraverso il denaro, perché senza il denaro, cioè io sì, ero lì che guardavo la luce, il sole, e questo era gratis, no? E anche gli animali attorno a me, quel corvo che si reagiva strano, i cervi che ho visto poi sulla statale poco dopo con le loro corna, è tutto gratis, però perché loro sono animali diversi, animali non umani, ma noi siamo state create per poter
inventare il denaro. Cioè, uno dei nostri scopi sulla Terra è stato inventare il denaro, inventare prima il baratto, ma poi perfezionarlo, inventare il soldo. Quindi io, insignificante di fronte a questo raggio di luce, sole barluminata con la luna, sto tradendo quello che è il mio ruolo naturale quando ti rifiuto il denaro, quando faccio quello che faccio. Quindi io ho capito proprio in quel momento che sto facendo un disservizio a me, alla mia anima, in cui non credo, no? Però se c'è un'anima che in fondo è il mio conto bancario, e lo sto tradendo nel momento in cui non piglio del denaro che potrebbe venire nella mia direzione e lo rifiuto. Chi sono io per rifiutare il denaro che volete darmi? E che potete darmi, perché parliamoci chiaro, dai, su 5-10 euro che ve cambiano, ve li potete mandare tranquillamente. Quindi adesso aprirò finalmente un Patreon, aprirò un Paypal come diceva il saggio, aprirò un che altro posso aprire? C'è un altro sito, mi pare si chiami Venmo, che anche quello, a chi serve darò l'IBAN, perché è giusto avere tutti una possibilità, un modo semplice per mandare questo denaro, può servire. Farò anche un Kickstarter per produrre, Kickstarter ve ne volevo già, perché ho questo progetto di film, no? In fondo adesso che io mi sono rimboccato le maniche, ho fatto ripartire la mia vita, ho fatto ripartire girare a velocità assurda, a volare la turbina della mia esistenza, è giusto io mi rimetta sul binario originario, che era quello di essere un cinematografo, quindi anzi, già che ci sono, ho deciso di farvi avere un piccolo teaser, piccolissimo teaser del film a cui sto lavorando. Fatemi sapere che ne pensate, anche se poi Kickstarter, il link probabilmente passerà in sola impressione subito dopo il teaser, guardate un attimo. Non ti fare sentire! Stanno arrivando! Quante munizioni si sono rimaste? La mancia l'hanno data però. Ovviamente io ho già girato tutto quanto, quindi si dà solo in post-produzione, c'è una fase di missaggio audio, di remix, sto aggiungendo gli effetti speciali, però già vi siete fatti e fate un'idea di quello che sto per produrre. E qualche sordo ovviamente serve, cioè io non posso fare il samaritano, posso credere di essere un samaritano, cioè sono un samaritano, però un pastore samaritano, il quale funziona come tutto, sono animato a denaro, cioè non è che posso fare l'incoerente e l'ipocrita, il denaro mi serve e serve anche a voi, però meno in questo momento, perché io ho più progetti la maggior parte di voi e li devo tenere vivi qua, capito? Perché sì, guadagno tra i miei 2005 e i 3500 denari d'estate, famo circa 6.000-6.500 dollari al mese, però non so un cazzo in America, capito? Perché assicurazione sanitaria, perché affitto di casa che nell'area del valle è costosissimo, e con mangiare fuori costa 30-35 dollari a botta, al supermercato costa un botto, quindi questa Coca-Cola là, voi pensate che costa poco quanto in Italia? Non è così, costa un botto, quindi adesso devo tagliare perché tra poco mi chiamano, poi magari riprendiamo più tardi, no? Però avete capito, cioè l'eclissi mi ha aperto un po', mi ha chiuso prima gli occhi e poi me li ha riaperti su alcune cose importanti che io stavo trascurando, quindi probabilmente in questo video, anzi fatemi sapere se non ci sono pubblicità in questo video perché ho attivato la monetizzazione, ma non so stato io, non è colpa mia, cioè l'eclissi mi ha parlato e mi ha detto: ma che cazzo fai, stai su YouTube? E chi paga YouTube? Cioè YouTube è gratis per te, ma loro chi lo pagano? Quindi devi attivare la monetizzazione. Io non mi sento più di tirarmi indietro, cioè io non posso fare l'eroe per tutte, capito? Cioè io mi sacrifico per voi e in cambio cosa ottengo, capito? Quindi non è, cioè, è un discorso proprio di razionalizzazione, di scorrimento di questo tapirulan che contiene... Ma che mi hanno chiamato, no? Ancora... contiene sia contenuti che concetti, che un messaggio profondo e anche un dispendio di energie, di sudore, di molecole, di capsule interne che si rialimentano a denaro, perché comunque... 756.
$5.13 $10.4 thank you. Capito, loro qualche sordo me lo danno, però un po' essere tutto sempre solo in virtù del lavoro. Ci deve essere anche qualcosa dove veniamo riconosciuti per il nostro valore interiore. Io ce l'ho, perché altrimenti non mi seguiressero. A questo proposito, pagate in questo momento in sovraimpressione, state leggendo ora sia il PayPal che l'IBAN, che il Patreon, che il Kickstarter, che il Venmo, che il mio indirizzo, così volete venire a mettermi qualche sordo stavolta lo potete fare, mi raccomando, contribuite, il discorso riprendiamo dopo. L'Eclissi, ah, raga, ma ha aperto tutto, è cambiato tutto. Sono stanco, non lo posso negare, è stata una giornata incredibile, una giornata di scoperta, di un viaggio interiore e esteriore, durato poche ore, ma che però interminabile allo stesso tempo, perché poi il tempo è relativo, quindi allo stesso tempo manca un altro tempo. E ci sarebbe ancora molto da dire, ma ho paura di ripetermi, non ve meritate che io mi ripeta, ve meritate di più. In questo senso, vi prego, non me lasciate da solo, perché è un momento difficile. Cioè, quando te si aprono, te si illuminano certe vene nel cranio, poi non è che le poi richiude, è un po' come quel discorso dei filosofi orientali, quando si apre la kundalini rischi che scoppia tutto, no? E questa è un po' una kundalini occidentale versione villana, che però gli effetti sono gli stessi. Poi a guardare una mitologia, certe divinità avevano nomi diversi in base a dove è. Nel mio caso è chiaro, questa è una kundavillania che è troppo presto in questi discorsi, allo stesso tempo è troppo tardi. Io ora non devo fare altro che salutare, andare a mangiare una pizza, cercare di scaricare un po' tutte queste sensazioni, queste emozioni fortissime. Però ripeto, non me lasciate da solo, questo non è il momento per lasciarmi da solo, non è proprio il momento per lasciarmi da solo, è il momento invece per cliccare sui link che trovate nell'info box, perché ve l'ho spiegato prima, cercate di contribuire, date qualunque cosa mi possiate, che poi non ve sto a chiedere da me qualcosa, non chiedo un cazzo, però se voi cliccate lì, nessuno ha messo una pistola alla tempia, lì e anche qui. Tra l'altro
è un po' che volevo fare questo discorso, però mi sono tenuto perché non mi pareva il caso, ma per chi volesse delle foto porno mie, questo momento qui, cliccate su questa voce che vedete apparire qui sotto, e io, come sapete, ho idee abbastanza originali per certi versi, ma in realtà antichissime, trovo che non ci sia niente di mano, quindi non sono di qualità eccezionale, perché purtroppo ho la telecamera che ho, per cui ogni donazione che fai, ogni acquisto, ogni scambio, ogni devoluzionamento che farete per le foto porno, gli incassi saranno rigirati nell'acquisto di materiale di una telecamera migliore per fare migliori foto porno. Quindi è un serpentone che si morde la coda e poi la caca in forma di telecamera migliore. Quindi non ve pensate, ma mo si è venduto pure lui. Io non me lo so venduto al caso, mai me sono affittato, perché fino a prova contraria il prodotto originale è ancora qui, quindi al massimo me sono noleggiato, voi potete noleggiare e non ci trovo niente di male, cioè prima sì, ma dopo aver visto l'eclissi ho capito e questo avrà delle ripercussioni anche sulla setta, ma d'altronde chi è a parte della newsletter privata prima già ha capito, già, quindi non me lasciate da solo, c'è bisogno di unisse, spammate, tra l'altro è il momento per spammare il mio canale ovunque, no? Come suggeriva una persona molto consapevole, spammate il mio canale ovunque, cioè qui è necessaria l'espansione, proprio l'allargamento delle frontiere, la aprizione di tutti i confini, solo così io potrò poi, c'è una realizzazione che poi se io riesco a ottenerla, poi la faccio ottenere pure a voi, cioè io a quel punto la scambio, è uno scambio, sempre uno scambio, è tutto uno scambio e nessuno va messa a punta la pistola a tempia, né messo un mazzafrusto sul naso, né che cazzo ne so, preso un fucile a pompa e lucidato mentre voi vi chiedevate se sarebbe stato usato contro di voi o no, non è così, no? Quindi tranquilli, mi raccomando, e poi questo è un nuovo messaggio, rimboccatevi le maniche, è quello vecchio, quello nuovo è mi raccomando. Io me l'ho raccomandato.